che si provano e come si allargano i polmoni, il cuore, la mente e anche lo spirito. In Trentino ci sono tanti sentieri, perché il sentiero passati? Cosa significa e che differenza c'è rispetto agli altri sentieri? Come dice nel sottotitolo, sui passi di Pier Giorgio Frassati. Non che Pier Giorgio Frassati sia passato per quei sentieri, però per portare avanti lo stile di Pier Giorgio Frassati. Questa è la motivazione alla base del fatto che hanno voluto fortemente un sentiero Frassati in ogni regione d'Italia. E qual è lo stile di Pier Giorgio Frassati? Lui aveva un motto, verso l'alto, e fisicamente andava verso l'alto con i chiodi e le corde, però non andava solo sfidando se stesso, ma andava anche insieme agli amici. Aveva un gruppo che si chiamava la Compagnia dei Tipi Loschi, suoi amici di università, e insieme andavano proprio con questo stile semplice ma vero e intenso di fraternità, del condividere in semplicità la fatica e anche la bellezza dell'essere insieme, la bellezza delle montagne e attraverso la bellezza delle montagne anche la contemplazione della bellezza del creato e quindi saper pregare.